Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Lubang. Mancavamo da tanto sul canale. Ci eravamo rotti i coglioni di fare video. No, scherzo. Abbiamo avuto un po' di cose da fare tra conservatori, cose, schifezze varie. E allora abbiamo detto prendiamoci una pausa. Poi questo fatto del caldo, sinceramente, ci stiamo sciogliendo, la voglia era pari a zero, però ci mancavate, quindi alla fine abbiamo deciso di ritornare sul canale. No? No? Questa cacchio di Diciamo cosa solo non che ci non vedo abbiamo un avuto cavolo, tempo, però. ecco, Allora, raga, tagliando la testa al toro. questo video è molto particolare, ve lo dico sempre in ogni video, quindi Sì, è vabbè. vero. Questo video è molto particolare perché è un video dove faremo vedere i regali, no? Che hai ricevuto per il Sì, tuo compleanno. allora, no, vabbè, Cioè, è passato un mese. abbiamo ricevuto, beh, 2 settimane e mezzo, 2 settimane. Abbiamo ricevuto diversi regali, non solo per il Per compleanno. assurdo hanno fatto regali anche a me. Madonna, ma cioè, ma che cacchio, guarda negli occhiali! C'ho due palle negli occhiali! Non sto guardando delle palle, raga. Mo vi spieghiamo. Pierino, ma che sciocchezze dici? Quando mai si sono viste le palle di Natale ricoperte dalla peluria? Ah no! Natale! Tira giù i pantaloni, fagli vedere! Allora, volevamo farvi vedere un po' Ora dei sembra che regalini c'ho che ci gli hanno occhi verdi. fatto, dei regalini, quindi puoi essere cesso quanto vuoi, però se hai gli occhi verdi sei Sì, figo. infatti, magari vedi certe persone che sono, che ne so, degli scorfani, delle murene, no? Dicono però c'ho gli occhi verdi. Sì, ma che cazzo serve se poi c'hai una faccia del genere? Tipo se hai gli Cioè, occhi verdi su un corpo come il vabbè. Cioè, io ad mio. esempio con gli occhi verdi non farei nessun effetto. Anche se ho un po' gli Tu occhi sei verdi, bellissimo. E poi ogni tanto sì, sono eh. cerboni i Dipende tuoi occhi. E, dalla luce. fatto sta che vi vogliamo far vedere i regalini. Allora, partiamo da quelli del mio Sì, io compleanno. mi tolgo gli occhiali, Spoileriamo, perché cioè sennò non si questi li vede, avevo già no? spoilerati. Allora, Luigi mi ha comprato un nuovo set per l'università, perché Ma tu hai visto che mi sto astuccio, sciogliendo, il mio vecchio astuccio era tutto un po' malandato, poverino. Allora mi ha comprato questo astuccio a forma di è gatto così della cute! Puccioso Legami. Si chiamerà cute! Legami o Legami? Legami alla sedia. Niente. Momento, 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 È molto bello. Monello! Poi mi ha regalato questa matita che ho sempre difficoltà a togliere, tant'è che ho pure bucato il sederino del gatto. E questa matita con Cioè, gli le hai fatto il doppio, il costellazioni. triplo buco, in poche parole, Sì, c'è cioè il madonna, che gatto. faccia oggi. Allora, questa matita. Poi mi ha regalato. No, questa penna me la sono comprata io dal cinese. Comunque, raga, un attimino, volevo fare una piccola riflessione, no? In un certo senso, forse è meglio che ci La siamo presi lega. questo. Sì, fammi finire il punto di riflessione. Ho detto in un certo senso, forse è anche meglio che ci siamo presi questo breve piccolo periodo di pausa, in modo tale che magari abbiamo riflettuto di più su noi stessi e sui contenuti che vogliamo portare, perché molto spesso poi subentra l'abitudine nei video e quindi non si hanno idee, si portano sempre le stesse cose, quindi abbiamo deciso di. No, vabbè, in realtà abbiamo fatto delle riflessioni nostre, perché vogliamo, già l'avevamo detto, Fare i dare una soldi. svolta al canale e ci avevamo provato, però punteremo sempre di più su un'altra direzione. Comunque, amo, è vero che abbiamo quello che abbiamo ora, che ora fra un po' diremo, però mi sa che la luce va accesa lo stesso, Può essere. no? Siamo al buio. Può essere. Luce accese! Io non so schioccare, schiocca tu. Magia!
No, mi sono alzato. Chissà se è uscito la... bene sto taglio. Non lo so. Dato che lo sto facendo io, sicuramente ci va una schifezza. Allora, poi mi ha preso questo dinosauro tempera matite. È troppo cute. Sono tutti super cute. Cute. Poi mi ha preso un set di evidenziatori. Anche il regalo grosso devi fare, anche se non te l'ho fatto nel compleanno, lo puoi vedere comunque. Qual è il regalo grosso? Come qual è il regalo grosso? La borsa. Ah sì, è vero, scusatemi. Cioè, voglio dire, non è per il compleanno però quello. Però vabbè, è sempre un regalo che è stato fatto 2 settimane dopo il compleanno, però. Questo set di evidenziatori pastello con le varie emoji tutti arrabbiati. Anche così. Loro sono cute. Anche loro sono cute. Dei bear. Poi una penna a alpaca. Si vede, sì, una penna alpaca. Così, bellissima, che ha il pistolino per il tablet. Che c'è? Quindi è sicuro che è un uomo. Ha il pistolino per il tablet. E poi la cosa più bella e cute, che tra l'altro anche ieri a psicologia mi hanno detto, ma che bella, ho detto, è mia! È questa! Dovete sapere che Soda è una grande mangiatrice di avocado, quindi se vi non capiterà... lo mangio mai perché mi fa tanto reflusso, però lo adoro alla follia. Chi capita una cosa di queste qui è veramente la morte civile. Questa è benzina. Ma è possibile che sto aggeggio invece di fare più luce sembra che ci sta scurendo di più? Perché siamo abbronzati. Questa gomma okay. Avocado, cioè ditemi se non è qualcosa di meraviglioso e troppo bello. È bellissima, bellissima. Poi, dopo prendo il regalo grande. Ora arrivano i regali, mia mamma, quelli grossi. Mi ha regalato della Swatch ta 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 ta, un orologio. Perché dovete sapere che il mio vecchio orologio aveva il cinturino in pelle. Dovete sapere che con tutto che Sodo è cresciuto in Svizzera non ha il dono della puntualità e quindi aveva bisogno di un orologio. Infatti per colpa sua andiamo sempre tardi nei posti dove dobbiamo andare. Mi ha regalato questo bellissimo orologio con il cinturino in metallo, perché il mio vecchio orologio che mi aveva sempre regalato lei era di metallo, era in plastica, sì, in plastica, in pelle, e continuavo a cambiare il cinturino, ma ci metteva secoli per arrivare sto benedetto cinturino. Alla fine ho detto vabbè, mi tengo il quadrante senza il cinturino, infatti ho il quadrante conservato e non ho il cinturino e non lo posso mettere. Allora mi ha regalato questo orologio della Swatch, che è largo e non lo sto mettendo perché sto continuando ad andare alla Swatch a Bari per cercare di farmi togliere le maglie, perché se vai al negozio Swatch te le tolgono gratuitamente le maglie, ma sono tutti in fila a comprare sto benedetto Omega che non so che cacchio sia e non riesco mai a farmi togliere le maglie da questo orologio, quindi non lo sto usando. È la classica follia che prende la gente quando esce un nuovo prodotto che poi esce di moda, lo vado a comprare anche se mi fa cagare. Ad esempio quando esce il nuovo iPhone che vedi che si mettono tipo in fila ad aspettare. C'è presente quelli là che si mettono in fila ad aspettare che arriva il nuovo telefono, il nuovo iPhone? Sì. Fecero un video di uno tipo che aveva comprato il nuovo iPhone e questo qui l'ha scartato davanti alla giornalista. Mentre lo scartava gli è caduto a terra di schermo. No? Ok, all right, we're doing the reveal, his name's Jack. Guduria. Poi Luigi, vediamo se riesco a rintracciarlo, magari lo posso mettere qui. Non per il compleanno, me l'ha regalato l'altro giorno. Mi ha regalato questo. Una borsa di Valentino. Non Valentino, quello sì, da 2000 euro. Io pensavo che fosse quel Valentino. Chi cacchio sapeva che c'erano due Valentino? Cioè. Quindi avendo comprato quella io ero tutto gasato, ho detto moglie, ho preso una grande borsa, l'amore mio, Invece poi, vabbè. Volevi! Guarda che faccia! È bellissima.
ed è proprio come piace a me. È Chiara, quindi è estiva, però... no, è diciamo... Valentino. Allora, lei è mai andata a fare in... Tu però... dici Chiara, no, è Valentino. L'ho capita, amore. Mamma mia. Ah, la tracolla, che però la tracolla è marca Miriade, no? Si chiama il negozio? Luce Sacci. Sì. Ah, sì. Miriade, sì. C'è scritto qua. E stiga. Che le hanno regalata. E insieme alla borsa, che come vedete è così, piccolina. A me non piacciono le borse facci grandi. Vedere quanti soldi hai, Sodo. Facci vedere quanti soldi hai. Il portafoglio, sempre Valentino coordinato. Però non lo apriamo per non farvi vedere i cazzi nostri. Però non c'è dentro nulla, cioè nel senso... È così praticamente. Così, così. È così. Qua ci sono le monete, basta, le mie tessere, i miei documenti, non posso far vedere. Soldi non ce n'è. Soldi non ce n'è, purtroppo sapete che siamo morti di fame. Faccio vedere uno dei miei regali, sì. Però. Allora, la Claudette. Mia... La mia migliore amica, Claudia, mi ha regalato questo. Allora, essendo che spesso andiamo nei negozi, nei vari posti, io mi ero fermato in libreria, avevo visto questo meraviglioso essendo manga. Essendo che lui è un paraculo che fa, ma che bello, e spera che qualcuno glielo regali. È tutta una tattica, ci riesce sempre. Dato che ero rimasto ammaliato da questo manga, perché io avevo le edizioni quelle vecchie, no? Questa è l'edizione Evergreen, che se non sbaglio è una delle più recenti, se non la più recente. Da piccolo mio papà mi comprava l'edizione quella vecchia, che se non sbaglio è un'edizione deluxe, non mi ricordo come cavolo si chiama, e ho alcuni manga a casa, però essendo che ero un bimbo scemo di 6-7 anni, mi divertivo a colorarli pure. Cioè, che bestemmia! Essendo che non ce li avevo tutti, ho detto ma quasi quasi mi piacerebbe iniziare a leggerli. Infatti sto iniziando a comprarmeli. Hai iniziato, è già quasi a metà, vabbè. Quindi come a metà, 10 ne ho comprati, sono sì, 42. Guardate, dovevi comprare uno alla settimana. Guardate com'è cute. Sono 2 settimane ne hai già 11. Il piccolo Goku. Vabbè, la maggior parte li ho comprati con le varie app che si guadagnano soldi là. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Quindi si può dire che non ne ho comprato manco uno finora. Raga, e questo qua, ho iniziato a leggere il manga di Dragon Ball. E niente, vi volevo fare vedere anche questo. Vi volevo rendere partecipe di questa spesa nuova che Sodo, come al solito, non condivide. Io non approvo mai le spese. Poi vi farò vedere anche un'altra cosa che mi sono comprato. Io provo comprato. I risparmi. Altre due cose che mi sono comprato, ma quello lo facciamo in un video a parte, se vi interessa. Lasciamo stare. Delle spese grosse. Perché come sapete, lo possiamo dire perché stai facendo queste spese? No, sono affari miei. Sono affari suoi. Inoltre cambieremo anche la porta. Ho vinto il Super Enalotto, ragazzi. Sì, magari. No, bugia, è dato che loro dicono sempre che lavoro fai, gli dico sempre che vado a fare le rapine, ho fatto il colpo grosso finalmente, colpo e quindi grosso. Possiamo permetterci qualche spesuccia. Comunque oggi sono proprio carino. Io non ti sputo se non ti profumo, io non ti piscio che ti lavo, io non ti cago che ti ingiprio. Ti vede che sto dimagrendo, sì, guarda come sono. Sei bellissimo. Ma datemi una conferma, secondo voi lui è Winter? Sì, secondo me si vede che mi sta bene con questi colori. Stai bene qua. Con i colori freddi. Sto bene con questa puzza ascellare. Oh! Dai, mo. Poi, vai. Claudio ci ha regalato la ring light che vedete. Poi. Ma dove sta la scatola? Dobbiamo capire ancora cioè, come farlo. Non la vedete, di non la vedete perché ce l'abbiamo davanti. Sì, ma la cosa assurda è che per assurdo ci sta facendo più buio. Mi sta accecando, quindi dovremmo capire un po' come allora, funziona sta geggia. Così, beh, si può abbassare. Ah, ecco. Ah, è meglio, dai. Così può fare così. Beh. Sì, però Claudia, io volevo quella con i colori, non solo quella in bianca, che palle. Così è meglio? Ecco, vedete Claudia come è stata brava per aiutare il canale. Vabbè, ma è come se l'avessi così spenta però. Sì, vabbè, amo un po' di meno.
Così? Un po' di meno. Così? Si vede un cazzo, scusate. Così va bene. Sì. Per aiutare il canale, vedete cosa ha fatto? Ci ha regalato la ring light. Impegnatevi, mettete mano sul portafoglio e sotto c'è scritto la lista Amazon. Raga, sborsa spilla, compra, investi a solda proprio. Ma sai che mi sa che nella lista Amazon c'era la ring light, la dobbiamo togliere. Sì, infatti, in caso ce la prende doppione. Vabbè, ma regala questa, la userò a mo' di giavellotto tipo di Xena, principessa guerriera. Te la ricordi? No, figurati. Non l'ho mai vista. Quindi ci ha regalato la ring light e oggi l'abbiamo inaugurata perché abbiamo dei video da caricare ma registrati tipo 3 settimane fa, prima del mio compleanno, perché i gelati erano prima del mio compleanno. Ah no, il mio compleanno mi sa che abbiamo fatto i video dei gelati. Hanno passato un mese. E sono passate 2 settimane e mezzo, 3 e ancora dobbiamo editarli, proprio perché non stiamo avendo tempo neanche di andare al bagno. No, io ho appena fatto pupù in realtà. È bravo, io non ho tempo manco di fare quella. Infatti se mi vedete ingrassate perché sto accumulando pupù. No, sei dimagrita. E quindi la stiamo inaugurando ora. Il 20 di giugno abbiamo la visita del nutrizionista, vi faremo sapere. E poi l'ultimo regalo arriva, ragazzi, niente di meno che dalla Sicilia, dalla nostra adorata Rox. Shuri ti ho detto di prendere la forbice. Ah sì, va bene, forbice. Ta-dan! Forbice. Allora, non possiamo inquadrare l'indirizzo né il nostro né il suo, quindi direi di aprire direttamente. E se si vede disfroso, se si vede disfroso, venite a riempirci di mazzate. No, sto scherzando. Soprattutto a te. Sapete che tanto soldi non ne abbiamo, quindi non vi conviene neanche entrare in casa questo nostra. Questo pacco arriva da Augusta. Esatto, dalla nostra adorata Rox. Dammi, che ci teneva tanto da tempo, che diceva proprio... posso inviarmi le pasta di mandorla? Sei proprio un ciolato. E allora abbiamo detto, tesoro, va bene, però aspetta che sodo finisca, cioè io finisca la cosa del peperone, no? Perché cioè, quella del bibitone. E ho paura di aprirlo. Perché? Ci sarà tanta roba buona. Guardate ragazzi, c'è dentro anche un mini pacchettino per Claudia, detto, da capire qual è. Peccato che Claudia non ne assaggerà. Che cosa vedo? Che cosa vedo? Io sto male. Allora. Mi viene da piangere. Madò. Cos'è? Cioè, cos'è? Questa è la crema di pistacchio. Guardate che meraviglia. Madò, io amo queste cose. Il pacco della... Il Paolo, stavo dicendo. Il pacco della nostra... Roxy! Cavolo, i pacchi che ci hanno inviato fino ad ora sono da un estremo all'altro. Dalla Germania ci sono alla Sicilia. Le brioche. Madò. Rox, facciamo scambi culinari, pacchi continui tra la Puglia, la Sicilia. Scambi culinari e Roma. Nel senso che dobbiamo inviare dei culi alla gente. Ovvio, inviamo i nostri culi. Oddio, non ci cacciano la scatola. Appunto. Poi non so chi apprezza i culi pelosi, quindi. Io. Cioè, posso morire, vi prego. Io ho il pistacchio, cioè, vorrei fare il bagno nella crema di pistacchio. Non so se mi spiego. Comunque, le brioche, stranamente, sono a lunga scadenza, eh. 11 luglio. Lo amo. Amo la follia. Allora, sapete che cosa facciamo? Se sono 11 luglio, facciamo una mukbang. Sì, possiamo. In un giorno sgarro. Così non roviniamo la dieta. Facciamo, proviamo le cose. Le paste di mandorla io le voglio provare ora. Poi ci è stato inviato questo meraviglioso pesto di pistacchio. Poi questi dolcetti che saranno altre paste di mandorla. Wow, questo cos'è? Tormina? Penso di sì, dovrebbe essere tormina. Questo è tormina forse? Prodotto dolciario da forno, però direi forse che è meglio non aprirlo, no? Dato che non lo dobbiamo mangiare. Ah! Se no. Qua ci sarebbe una Bobotaus. Ci sta una Bobotaus. Voglio morire, cioè, voglio morire. Le paste di mandorla. Madò. Come si fa? Una e poi ci sono questi. Cosa sono? I croccanti? Allora, questo sembra croccante alle mandorle, forse. No.
questo prende qui. È privato? Allora, vediamo se, se lo possiamo leggere. Ah, ecco. Un piccolo pensiero per due splendide creature. Un abbraccio immenso, spero di vedervi presto. Un piccolo assaggio anche per Claudia. Dai. Claudia, questo to. Grazie, Rox, lo sai quanto ti vogliamo bene. Ah, sì, questi sono per Claudia, questi qua. Cioè, noi ci sbaffiamo tutto, no? Ovvio, pure assaggio. Vabbè, ma tanto lo sai che ogni tanto Claudia la invidiamo a casa spesso e può assaggiare pure altre croccanti, cose. Questi croccanti penso che siano. Questo sarà il pistacchio. E poi le paste di mandorla e le brioche. E poi il pluriball. Comunque, grazie di cuore, Rox. Grazie per i tanti meravigliosi regali che ci avete fatto. È stato un pacco bellissimo. E anche noi speriamo di vedervi presto, ci piacerebbe. L'altro giorno le ho detto che se riusciamo a mettere da parte i soldini ci troviamo a Roma. Sì. Quando lei va a trovare Chiara. Grazie mille anche a Claudette per la ring light. E Dobbiamo imparare come usarla, raga. Il manga, io ti giuro che ti vorrei togliere il saluto perché gli hai messo un nuovo capriccio in testa con quel manga. Non è un capriccio, sì, te l'ho già spiegato, perché è una cosa che hai visto che li sto leggendo, non è come al solito il capriccio che compra una cosa e poi rimane là, conservata, a fetere, a morire, a puzzare, a scorreggiare, a andare in decomposizione, amen. È una cosa che sto usando. E poi leggere fa bene, ragazzi. Ovvio. Apri la mente. Anche i manga. Ovvio, qualsiasi cosa. Mangiare una pasta di mandorle. Anche gli hentai. Va bene, ragazzi. Okay. Un bacione grande, grande. Grazie, tesori, per i regali e un bacione. Mua! Piccolo. Ma veramente piccolo. Ma perché piccolo? Ho la faccia da uovo oggi? La tua faccia, mi dispiace. Uovo, uovo, facciamo una frittata. Io oggi ho mangiato l'omelette. Io non ho mangiato un cazzo. Grazie per ricordarmelo sempre, mi raccomando. Piccolo, diciamo, piccola aggiunta nel video, perché sono arrivati due nuovi regali. Sì, allora, nel frattempo è arrivato un pacco che aspettavo da tempo. Mia sorella ha detto, ma com'è che il corriere non te lo sta consegnando? Ho detto, boh, hanno il numero. E sì, non è. E volevo farvi vedere anche la scatola. Allora, c'è scritto, dedicato a te. Sembra scritto a mano. Sembra scritto a mano. Ed essendo che mia sorella fa sempre dei regali personalizzati, tipo ha fatto a mia mamma un tappetino con dei disegni stilizzati dei gatti e con sottoscritto il nome dei gatti che sono miei e di mia mamma che sono su in Svizzera. L'hai messo la tua magliettina preferita. Sì, e allora ho detto, ma sarà qualcosa che fa, cose che fa, diciamo, lei sui siti, tipo noi ha fatto una tazza, l'avevamo fatto vedere. E in realtà è una cosa che io mai mi sarei aspettata. La scatola si apre in questo modo e qua c'è scritto... È sempre il momento per dirti quanto sei speciale. È speciale per me, lo sai? Ecco, è sempre il momento giusto per dirti quanto sei speciale. È speciale per me, lo sai? Poi qua si apre e c'è scritto: ovunque tu sia e anche se lontani, vorrei farti sorridere con un regalo unico. Scusate, ma non sto riuscendo a leggere da qua. Leggo io che vedo meglio. Ecco. Apri lentamente, vivi l'emozione. Questo è un pensiero speciale dedicato a te. Apriamo lentamente e... Ta-da! Al contrario, no. Che cos'è? Che cos'è? Fa allora. Schiuma ma non è sapone. Allora. Oh, che è sta violenza? Ragazzi, che cos'è? È una scatola Mulino Bianco? Dei biscotti che ci piacciono a noi, dato Sara, che siamo a dieta e siamo ciccioburzi. I biscotti integrali al cacao, Sara...
E poi qua c'è la mia foto con la faccia da scema. Auguri tesoro mio, auguroni tesoro mio, perché dovete sapere che io esco malissimo nelle foto, faccio sempre le foto, no, le facce brutte. Quella te l'ho fatta io la foto. E dentro c'è un pacchetto di biscotti. Eravamo a bianco. Polignano a Mare, se non erro, in quella foto. O a Monopoli o a Polignano a Mare. Della Molino Bianco. Adosso. E poi un regalo che Sodo mi ha fatto a me ieri. Comunque meraviglioso, adoro tantissimo. Dato che c'era una maglietta che mi piaceva ieri all'ipermercato, l'abbiamo presa da Bershka. Scusate, io mi sto asciugando. Sì, io la volevo prendere, poi non l'ho voluta più prendere perché ho detto vabbè dai, per la prossima volta ci saranno altre magliette. Sotto con la scusa di farmi, diciamo, di farmi entrare dentro. Ho detto, devo andare a fare la pipì. E lui ha detto, dai, vengo con te. No, vado da sola, tu inizio a guardare. Non nel bagno, cioè, aspettavo fuori. Sì. Cioè, guardate che bellina questa maglietta. Color salmone sgiadito, pesca. Mi è piaciuta molto a me, sinceramente. Con un orsetto cattivo. E poi, dalla, di dietro è così. Speriamo che sinceramente. Allora, gli ho preso la M. Mi stia perché... bene, perché non so se è della mia armocromia. Gli ho preso la M, no, dovrebbe essere caldo questo colore, tipo primavera. Però, gli ho preso una M perché ho detto così la metterai anche negli anni a venire. Sì, ma è enorme. Però il problema è che l'ha confrontata con una XL di Alcox. XL. Ed è. E questa è una 3XL, mi sa. Quindi dovrebbe già... In realtà sarebbe una M, però... Già dovrebbe andarmi bene, ma perché queste vestono molto larghe, dovrebbe no? essere una M, però... Ma perché queste vestono molto larghe? Comunque, volevo dire, poi scappo perché devo prendere il treno, infatti, volevo dire che la sottoscritta ha assaggiato una pasta di mandorla e... Avete presente quando questi stronzi di uccelli spiccano il volo? Ecco, io così mi sentivo. Ora stanno rompendo le scatole. Io non l'ho ancora però... potuto assaggiare, cioè, assaggiare. Non potete sapere che cosa non erano quelle paste di mandorla. Una ne ho mangiato purtroppo. Però cioè io voglio vabbè dire... ma non la stanno non da orgasmo scappano. Madonna mia. Non se ne scasano nostre tanto. Non le regaliamo a nessuno. Ovvio. Quello poco ma sicuro. Che di solito quando abbiamo queste cose che loro definiscono delle sue parti giugnate, noi le lasciamo sempre. Che diciamo, quando viene la gente, non è che questo già... No. Non esistono. No. Non esistono. Anche perché facendo così molte volte ci hanno finito le cose che dovevano essere nostre. E tipo noi ne abbiamo assaggiati uno e poi gli ospiti ne hanno mangiati tutti gli altri, quindi no. Vabbè, detto questo, raga, chiudiamo il video che sennò diventa un video a parte. Noi vi salutiamo, spero che questi regali vi siano piaciuti. Sì. Se siete arrivati fin qui, commentate con... Le emoji di un orsetto, perché so che molti non li vedono fino alla fine video. Molti e quindi invece. Vedremo chi l'ha visto fino alla fine. Noi ci accorgiamo sempre di tutto. Ciao.